Non firma e il Milan è irritato. Per non dire incazzato, si può dire? Oh, diciamolo, non firma. Buongiorno amiche e amici rossoneri. Bentrovati come sempre sul canale YouTube ACM Style. Vi ricordo sempre, iscrizione al canale e metteteli sti pollicioni. Mettete sti pollicioni, non vi costano, vi assicuro che non vi faccio nessun addebito sul conto corrente. Sforzatevi, non costa nulla, ma aiutate un fratello rossonero, visto che mi seguite così da tanto tempo. Il pollicione in su, fatelo subito, non vi costa nulla, ragazzi. È veramente poca roba. Ovviamente attivate la campanellina e non mancate di partecipare, non lo dico mai, al gruppo Telegram, che siamo sempre di più, dove ogni giorno parliamo comunque di cose. Ma veniamo a noi. Pensavo stamattina, parlando proprio con ragazzi anche del gruppo Telegram, un po' così, parlavamo anche della formazione, poi con gli amici della 104, quelli del salotto, con cui si parla tutti i giorni di Milan, no? Parlavamo di quello che potrebbe essere la formazione ideale per domani sera, perché domani sera, non vi siete dimenticati, vero? Domani sera siamo a Roma, ragazzi, domani sera c'è il partitone, la partita della stagione, possiamo definirla così, perché questa partita, in teoria... Sì, la partita della stagione, ma poi sarebbe anche la prossima se passi con la Roma. C'è un'altra partita della stagione e poi ce n'è un'altra ancora di partita della stagione. Quindi, in teoria, dovrebbero essere tre partite consecutive. Certo è, la partita della stagione per Pioli o per altri, se domani sera ci fosse un fallimento. Ma veniamo a noi, domani sera si parla di un Pioli a trazione anteriore. Pazzesco, incredibile, vorrà giocare a trazione anteriore. Nella mia mente la formazione ideale, partendo lì davanti, dovrebbe esserci Leao a sinistra, ok? Okafor in mezzo, Chukwuchukwu a destra, in mezzo a questi tre Pulisic come trequartista. Poi fatemi sapere se più o meno l'idea vi aggrada o se avete qualche idea diversa. Dietro metterei fisici Musa insieme a Loftus-Cheek, e poi il resto in difesa, lo sappiamo, Teo a sinistra, Calabria possibilmente a destra, e quello che c'è in difesa ci teniamo, con Magnon ovviamente in porta. Questa, per secondo me, potrebbe davvero, davvero funzionare come formazione. Io credo che possa veramente funzionare, essere abbastanza completa, abbastanza equilibrata, ma lì davanti potremmo essere davvero devastanti. Perché potremmo essere devastanti? Perché Leao e Hernandez domani sera devono assolutamente giocare in sincronia, devono essere all'unisono, perché voi, ripeto, ne parlavamo anche stamattina, Leao gioca bene quando Hernandez gioca bene e Hernandez gioca bene quando Leao gioca bene, perché lavorando sullo stesso binario, Leao domani sera sarà ancora ingabbiato, fidatevi, sarà ancora raddoppiato, forse a volte anche triplicato. Se metti Giroud davanti, Smalling se lo prende sotto braccio e non gli fa fare una mazza tutta la partita. Okafor più veloce, più agile, potrebbe dare qualcosa in più, per questo è la mia scelta lì in alto. Ma lì a sinistra Leao deve lavorare bene con Hernandez, perché Hernandez deve riuscire a sovrapporsi con Leao, lasciargli, portargli via qualche uomo, e Leao si deve accentrare. Quindi se Leao funziona, che si sposta e si accentra, Hernandez porta via l'uomo. Se invece Leao è lento e compassato, Hernandez rimane bloccato dietro e fa fatica a sovrapporsi. Ma questo è un film che vediamo in ogni partita del Milan, ragazzi. Quindi cosa deve succedere? Deve succedere innanzitutto che entrambi abbiano la testa giusta per fare la partita. Secondo, che Leao dal primo minuto non mi devi scendere in ciabatte. Tu, Leao, domani dal primo minuto devi mettere gli scarpini, allacciarli bene e scendere con gli scarpini. Se tu domani sera dal primo minuto scendi con lo scarpino, con gli scarpini giusti, noi possiamo anche farcela. Se scendi in ciabatte col pigiama di flanella, lì a sinistra non facciamo una bega. Tenendo conto che poi potremmo lavorare bene anche a destra, con Pulisic in mezzo qualcosa in più ha fatto vedere che secondo me possiamo fare rispetto a un po' compassato Loftus-Cheek in questo momento. Sta avendo un po' di fastidi, magari ha qualche calo fisico, ha difficoltà comunque. Allora lo arretro, lo metto a fare la diga, l'interdizione anche davanti alla difesa. Fatemi sapere se può essere una cosa che vi aggrada, no? Poi è chiaro che tutti devono scendere in campo con la mentalità. Ma veniamo a noi. Sta irritando tutta la dirigenza rossonera e secondo me si stanno irritando
ma stanno sbagliando. Ma ve lo dico subito, è inutile, scusate, metto a caricare, è inutile irritarsi se non stai facendo le cose come si deve, perché noi sappiamo che il giocatore non sta firmando, il Milan è irritato. Questo è un periodo in cui il Milan sta parlando con gli agenti di diversi giocatori a proposito del rinnovo contrattuale. Abbiamo visto che Kevin Zeroli ha rinnovato, siamo tranquilli, siamo a posto. Kevin Zeroli però deve giocare, devi farlo giocare, devi far giocare Zeroli, almeno sia verso la fine del campionato, consolidato il secondo posto, butta dentro sti ragazzi. Kevin Zeroli, che comunque è un pilastro della primavera e che ha già avuto modo di debuttare anche lui in prima squadra. Però non è l'unico della primavera che il club vuole blindare, perché ricordiamo che insieme a Zeroli ci sono anche Makengo e Camardinho. Si chiama Camarda, se si chiamava Camardinho secondo me aveva più valenza. L'obiettivo ovviamente è trovare l'accordo con entrambi, sia con Makengo che con Camarda. Perderli a zero sarebbe un danno, non più che un dispiacere, per noi un dispiacere, ma sarebbe un danno incredibile anche per loro. Quindi io non voglio pensare che possano pensare in questo modo, soprattutto sarebbe un danno e un dispiacere per il sedicenne, perché lui viene considerato uno dei giovani più promettenti del calcio italiano. Ragazzi, di questi ne nasce uno ogni quattro generazioni, parliamoci chiaro, questo è un patrimonio, perché il Milan poi l'ha cresciuto, l'ha protetto da un sacco di attenzioni mediatiche, l'ha fatto crescere tranquillo sotto la campana di vetro, e lui ha risposto con prestazioni pazzesche, siamo quasi a 600 gol, quello che ha fatto è una cosa incredibile. Ovviamente il Milan vorrebbe continuare il percorso insieme a lui, sappiamo che Camarda il 10 marzo comunque ha compiuto 16 anni, quindi può già dal 10 marzo firmare un contratto da professionista, contratto che non sta arrivando. Ed essendo ancora minorenne, però, può siglare solo, come sappiamo, un accordo di 3 anni. Ma il punto della situazione è il seguente: ci sarebbero problemi legati allo stipendio, al progetto e alle commissioni. Non presente, perché per un minorenne le commissioni si possono prendere. Commissioni che, a quanto mi hanno detto, sono commissioni tra virgolette prorogate, accordi di commissioni nel prossimo futuro, appena Camarda compirà 18 anni, e lì allora si può parlare di commissioni. Ma soprattutto il progetto, che riguarda o la Next Generation o la prima squadra, la promozione in prima squadra o il presto. Questo è il punto fermo, da troppo tempo fermo, di cui si sta non parlando. C'è un po' di tensione, a quanto mi dicono, nell'aria. Il Milan sarebbe proprio irritato con Giuseppe Riso e la sua GR Sport Agency, che sarebbe appunto Giuseppe Riso Sport Agency, che gestisce di fatto il giocatore. Era arrivata poco tempo fa la smentita che ci fosse irritazioni. Sulle commissioni abbiamo appurato che è vero, non si possono avere. Ma viene rilanciata invece questa situazione di tensione forte fra il Milan e l'entourage. Perché firmando il 1 luglio, come vorrebbe fare il Milan, si potrebbe prolungare fino a giugno 2027 e non il 2026. Ma più passa il tempo e più le altre squadre, ovviamente ragazzi, hanno la possibilità di strappare Camarda alla società rossonera. Ce ne sono sia italiane sia estere. Si parla di Premier League, ma sappiamo che la Premier League prima dei 18 anni non può far giocare giocatori di da loro, ma la Premier League ha anche delle squadre succursali, amici miei, quindi lo prendono loro e poi dopo se lo riprendono, le famose succursali, no? Lo prendono e poi a 18 anni lo mandano in Inghilterra. Il Milan ovviamente ha fretta e non vuole perdere un talento come lui a zero, ma è chiaro questo. E c'è sempre la speranza di riuscire a trovare un accordo con questo ragazzo, anche perché poi i rapporti con Beppe Riso devono rimanere buoni, perché Beppe Riso nel Milan ha diversi giocatori sotto contratto col Milan e soprattutto è il procuratore di Buongiorno, giocatore con cui abbiamo già provato a trattare a gennaio, ma che non è andata bene, ma si parla comunque che potrebbe tornare in auge a giugno. Qual è la mia opinione a riguardo? La mia opinione a riguardo è che penso a Hendrik, giocatore acquistato, mi pare, l'anno scorso a Real Madrid, lì al Palmeiras, Sud America, acquistato all'età di 16 anni,
per ben 60 milioni, più 12 fra più tasse, commissioni, qualcosa del genere, non so le commissioni a cosa fossero legate, quindi per un totale di 72 milioni di euro. Il Real Madrid ha comprato un sedicenne per 72 milioni di euro, questo deve essere chiaro. Giocatore che ha fatto 170 gol in altrettanto partite, quindi un bel ruolino di marcia. Camarda ne ha fatti più di 550, per dire, no? Anche di Hendrik ne nasce uno ogni 2-3 generazioni. Però l'accordo è che il Real Madrid l'ha comprato, ha speso 72 milioni, ma lo deve lasciare lì con l'accordo con i genitori e l'entourage fino alla maggiore età. Finita la maggiore età, quando avrà la maggiore età, arriverà finalmente a giocare a Real Madrid con la consapevolezza e la certezza di giocare in prima squadra. Nero su bianco, ragazzi, nero su bianco. E al giocatore andrà uno stipendio per i prossimi 3 anni di ben 2 milioni di euro. Questo per dire che cosa? Non certo che dobbiamo spendere 72 milioni per qualcuno, a parte che Camarda è già nostro, ma che se un giocatore vale, se un giocatore conta, se un giocatore ha un futuro, mi sono fatto male, se un giocatore ha un futuro, devi valorizzarlo nel modo giusto. Quindi il Milan che si irrita, fa irritare me, perché il Milan come sempre vorrebbe fare le nozze coi fichi secchi e come sempre perde un sacco di tempo dietro a dinamiche che potrebbe ridurre a giornate, ok? Perché se è vero che Camarda ci fosse l'accordo, eccetera, eccetera, ce l'avrebbero penso anche detto con la firma a luglio. In realtà le difficoltà ci sono, avrebbe potuto firmare una specie di precontratto fino a giugno e poi quello buono da luglio in poi, perché Zeroli, come vedete, ha firmato, ci ha messo poche settimane, ma il discorso è proprio questo. Se un giocatore vale, se un giocatore come Camarda ti ha fatto più di 500 gol da quando è piccinino a quando è arrivata la primavera, uno, dagli uno stipendio decoroso, dagli uno stipendio come si deve, perché se lo merita, perché se Camarda lo metti in prima squadra, io non dico che diventa subito un fenomeno, però sotto una buona considerazione, una buona tutela, in poco tempo questo comincia a segnare, ma ne sono convinto, ragazzi, perché ha la personalità e può fare bene. Secondo, ma valorizzalo già adesso, ma se questo è già indeciso, che non è sicuro di quello che vuole fare, mettiamola così, mettiamo che sia così, ma tu, mister Pioli, ma lo vuoi portare almeno in panchina? Gli vuoi far assaggiare l'aria della panchina di Serie A più volte? Gli vuoi dare 5 minuti di partita ogni tanto? Non dico sempre. Lo vuoi portare con te dietro? Se questa è la sua ambizione, è la prima squadra, e tu non lo caghi dai tempi dell'unica volta che l'hai fatto giocare, ma è stata fatta un po' una cosa anche, diciamo, è stata fatta un po' una cosa populista per far superare il record di tutti i tempi, l'attaccante più giovane che esordisce, giocatore più giovane che esordisce in Serie A. Boh, dopo quello non si è più visto, ragazzi. Bisogna dargli motivazione a questo ragazzo, considerazione è importante. Portatelo dietro, porta tutti qua come porti Zeroli, porta anche lui. Lo metti in panchina, ogni tanto gli dai quei 5 minuti, il ragazzo comincia a prendere autostima e fiducia nel fatto che avrà un futuro. Se non gli dai queste garanzie, se gli dici ti rinnovo ma vai nella next generation, ti rinnovo ma vai in prestito, questo ti manda a coltivare le rape senza rastrello. Cioè, è questo il discorso, questo che volevo fare anche a voi e poi farvi sapere. Quindi il Milan è irritato, Camarda non rinnova, che causa del suo male pianga se stesso, poi magari finisce tutto a tarallucce e vino e il 1 luglio rinnova. Il sentore che abbiamo un po' tutti noi, che qualche difficoltà sostanzialmente c'è, ci possa essere. Quindi, questo è quanto. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi belli. Intanto vi auguro buon proseguimento di giornata. Sempre comunque Forza Milan. Noi ci sentiamo più tardi. E adieu!